Buonasera amici, spero come sempre alla grandissima. Ragazzi, prima di partire è incredibile quanta gente si è aggiunta al canale. Eravamo in 10.000 fino a poche settimane fa e siamo già a 15.000 amiguitos, è veramente pazzesco. Non so come avete fatto a trovare il mio canale, ma comunque benvenuti a tutti voi. Sono contento che la piccola family Los Amigos cresce, io facendo le mie cretinate e voi prendendomi in giro. I hurt myself today. Oggi amiguitos vi farò vedere 7 cose che noi comuni mortali, i normali esseri umani, non sono capaci di fare. Se riuscite a fare una di queste 7 cose, siete un attacco in più al normale essere umano. E ora che avete capito tutto, iniziamo. Partiamo ragazzi con questo foglio. In teoria non dovremmo essere in grado di piegarlo più di 7 volte, ma io voglio mettermi alla prova e vediamo se ci riesco. Allora, andiamo con la prima. Penso che sia facile, insomma, un foglio, cioè, è così sottile che si può piegare più di 7 volte. Andiamo verso la seconda. La, spero che vada tutto bene. Andiamo per la terza, quindi per ora non ci sono intoppi e 3 sono già andate. Dobbiamo fare più di 7. Wow, andiamo adesso per la quarta. Già inizia a diventare un po' più grosso questo foglio. 4, fatto. Questo qui è lo spessore di un normale foglio A4 piegato 4 volte. Andiamo adesso per la quinta. E 5 ci sono. Secondo me ce la facciamo, ragazzi. Secondo me è fattibile. La sesta, vediamo un po'. Ci siamo quasi, ragazzi. Guardate quanto è piccolino, è diventato veramente mignon. Vado per la settima volta. Ecco qua. Dio mio, mo come la piego? Aspettate un secondo. Forse riesco a chiuderlo. 7 volte almeno. Datemi un secondo. Un libro. Ci sono. Penso di esserci riuscito, ragazzi. Il foglio piegato 7 volte, me ne mancherebbe una. È impossibile, proprio non c'è l'angolo di piegatura. È impossibile, è impossibile. Basta. E sappiamo tutti benissimo quanto è fragile un ovetto, perché se mi cade adesso si spacca subito. Ma in teoria, se noi lo prendiamo dalle due estremità, come sto facendo io in questo modo con l'indice e il pollice, e proviamo a spaccarlo in questo modo, non dovrebbe rompersi, ma non vedo perché, mettendoci tutta la forza del mondo, non dovrebbe spaccarsi. Quindi ci proviamo. 3, 2, 1. Aspettate che gli metto tutta l'energia. Un Kaioken per 2. Proviamo col sinistro. Mi sto pure appoggiando con le dita sopra. Li sto mettendo 3 dita e... mi sono deformato tutto il dito. Guarda. Non sono ancora un super umano, ma un normale essere umano. Per questa sfida, ragazzi, non dovremmo fare altro che toccarci la punta del naso con la lingua. E devo dire che onestamente, umilmente, qua non me la cavo per niente male. Quindi adesso vi faccio vedere i miei super, super poteri da super umano. Non dovrebbe essere complesso. Proviamo. Almeno per questa volta, almeno per questo caso, almeno un superpotere ce l'ho. E devo asciugarmi perché mi sono cavato tutto il naso, ma andiamo alla prossima. Allora, ho letto che circa il 10% degli esseri umani è in grado di farlo. Vediamo se io o tu siamo dentro questa percentuale. Praticamente dovremmo riuscire a leccarci il gomito. E penso che ci vuole un po' di elasticità. Aspetta l'altro. Secondo me è questione di tecnica. Porca miseria, vieni qua, vieni.
Dio santo, ma mi manca tanto così. Vabbè, ci rinuncio. Allora, sinceramente, questo punto qui non so quante persone riescano a farlo, ma secondo me nessuno. E se ci riesci veramente sei un genio. Praticamente dovremmo riuscire ad alzare l'anulare tenendo il medio piegato totalmente. Adesso vi faccio vedere. Per questo userò una piccola piattaforma. Praticamente mettiamo la mano così, l'alziamo un pochino e mettiamo il medio totalmente sotto. Una volta in questa posizione, tipo alla Spider-Man quasi, il mignolo va su, l'indice va su, il pollice idem. Però questo dito che ci sto provando è impossibile. Cioè, se ci riesci sei veramente un genio. Proprio non si muove, non si stacca in su. Perché se tuo fratello mignolo indice riescono, tu non ti riesci ad alzare? È impossibile. Magari con questa qui ho più fortuna. Dovrei riuscire ad alzare solamente un sopracciglio destro o sinistro, è indifferente, ma riuscire ad alzarlo da solo. Quindi ci proviamo. Allora, concentrazione. 1, 2. No. No, solo una. Solo una. Devo imparare il movimento, secondo me. Non ci riesco, non ho il controllo. Vanno su insieme. Solo una. Magari se chiudo un occhio. Si muovono insieme. Vanno insieme. No, non ci riesco. Non ci riesco, non ho questo superpotere. E l'ultima cosa, veramente invidio i miei compagni che a scuola mi dicevano: riesci a muovere le orecchie? Io riesco a muovere le orecchie. E io mi impegnavo tanto, ma non mi riusciva mai. Però oggi riuscirò a dimostrare che dopo anni di allenamento, anni di costanza, perseveranza, sono riuscito a raggiungere un livello sensei nel muovere le orecchie. Ok, lo ammetto, sto muovendo tutte le sopracciglia per far muovere tutto quanto, perché da sole non ci riesco. Però fa niente, un giorno sono sicuro che ci riuscirò. E niente amigos, queste qua erano le 7 cose che un normale essere umano non riesce a fare. Ditemi voi invece, voi so che c'è qualcuno che ha dei super mini poteri e siete dei super umani. Quale di queste 7 cose siete riusciti a fare qua sotto nei commenti? Sono veramente veramente curioso. Mi raccomando, lasciatemi il vostro pollicione in su come sempre, iscriviti al canale se non l'ho ancora fatto, e grazie ancora amiguitos per tutti quelli nuovi che sono arrivati in questo canale. Noi ci vediamo al prossimo video, fate come sempre bravi, ciao ragazzi.